Ciao! Ciao! Come ti chiami? Sono Elisa. Da dove vieni? Sono di Asti. Abbiamo saputo che hai partecipato al programma Take Me Out. Ci spieghi come hai fatto? In realtà è stato tutto un caso. Ho trovato il questionario su era una trasmissione per single, io ero single e mi incuriosiva a partecipare. Così ho compilato il questionario e l'ho mandato. Non avevo neanche l'aspettativa che sarei stata richiamata. Invece è successo pochi giorni dopo. Ho partecipato ai casting e sono stata scelta. Il programma consiste in uno schieramento di 30 ragazze che giudicano un povero single che si presenta davanti a noi. Davanti a ciascuna ragazza c'è un podio che può rimanere acceso o spento. Finché il ragazzo si presenta e tu hai interesse per lui, il tuo podio può rimanere acceso. Se alla fine della presentazione al single saranno ancora accese delle ragazze, lui potrà scegliere qualcuno con cui poter avere un appuntamento. L'esperienza è stata assolutamente positiva. Mi è piaciuto partecipare a una trasmissione televisiva, non l'avevo mai fatto prima ed ero molto curiosa in questo senso. La possibilità di vedere come funziona il meccanismo della televisione da dietro le telecamere è interessante. In più ho avuto possibilità di conoscere tante persone, quindi sì, un'esperienza che anche se a volte è stata faticosa consiglierei assolutamente. Sappiamo che ti hanno dato l'appellativo di Lady Bon Ton. Ci racconti un po' come e perché? Il presentatore, prima di iniziare le riprese vere e proprie, si è presentato a ciascuna di noi. Insieme agli autori cercava di conoscere meglio le ragazze per poter interagire poi in maniera simpatica durante la trasmissione. Quando l'ho conosciuto, gli autori mi hanno comunicato che sarebbe stato il mio soprannome. Ed è stato molto simpatico perché comunque io ho giocato anche molto con questo appellativo e quindi mi è piaciuto. Hai qualche aneddoto divertente, particolare o strano da raccontarci? La cosa che mi viene subito in mente è quello che è successo durante una ripresa. Uno dei single, quando è sceso dall'ascensore, si è presentato davanti a noi ragazze, è caduto e si è anche fatto seriamente male, poverino. Oltre a essersi fatto male con un taglio serio sul braccio, è anche stato bazzato da tutte e non ha neanche avuto la possibilità di avere un appuntamento con nessuna di noi ragazze. Quello che si vede in televisione è tutto reale o ci sono delle artificiosità? Per quanto riguarda la mia esperienza, devo dire che è tutto reale. Tutto quello che ho detto, tutto quello che è passato è stato assolutamente naturale e, diciamo, farina del mio sacco. Ovvio che essendo una trasmissione televisiva con delle tempistiche, delle tecniche, eccetera, gli autori in qualche modo davano comunque degli input, ma credo che sia normale, non credo che questo possa definirsi un'artificiosità del programma. Abbiamo sentito che hai più volte manifestato la tua astigianità. Ci riassumeresti gli aneddoti in merito? Purtroppo non avevamo mai molto tempo per le risposte che potevamo dare in trasmissione, però quando ho avuto l'occasione ho parlato volentieri di Asti. Sono riuscita a parlare un pochino del Paglio con un single che amava i cavalli, anche del nostro buon vino, del Barbera. Mi ha fatto piacere poter dire qualcosa della nostra città, del nostro territorio. Sei rimasta in contatto ancora con qualche ragazza che era presente insieme a te nel programma? In realtà sì, abbiamo una chat che manteniamo ancora adesso, dove commentiamo il programma e dove commentiamo le cose che ci succedono quotidianamente. In più ho mantenuto dei rapporti un pochino più personali con alcune delle ragazze con cui mi sono trovata meglio, per esempio la mia amica Greta, che saluto. Ciao Greta! Ma alla fine l'hai trovato il fidanzato? Ci stiamo conoscendo e se sono rose fioriranno. Ha ha ha.